Il punto di partenza della nostra analisi è che la letteratura digitale, più in generale un mondo digitale, è nato a partire ovviamente dall'invenzione del codice binario, benché appunto, come diceva il dottor Masucci, noi possiamo ritrovare. Possiamo trovare elementi di realtà altra anche nelle culture pregresse, come per esempio nel mondo egiziano. È il lettore a decidere il percorso che meglio gli si confà. Infatti, attraverso i collegamenti ipertestuali si può decidere di dare più o meno importanza a determinati aspetti del testo piuttosto che ad altri. Anche il modo di scrivere è cambiato. La sociologa Sherry Turkle, per esempio, nel suo libro La vita sullo schermo, ci dice che da quando ha cominciato a prendere confidenza con il computer, il suo modo di comporre è totalmente diverso. Può sembrare una banalità, ma il copia e incolla o il taglia e incolla ha stravolto totalmente il modo di produrre. Inoltre, sempre a partire dal web, è stata resa possibile anche la produzione di idee collettive. Questa è un'idea che è stata postulata già molti anni fa dal sociologo Gregory Bateson, che è tra i fondatori più importanti della scuola di Palo Alto. E Bateson che cosa ci diceva? In effetti, che è possibile arrivare al concepimento di un'unica idea a partire dal contributo di diverse menti. Ebbene, il web sembra proprio lo strumento grazie al quale è possibile creare le idee collettive bezzoniamente intese. Wikipedia, la conosciamo tutti, rappresenta ad oggi proprio la concretizzazione di questa forma di pensiero. È un dispositivo attraverso il quale, infatti, oggi noi possiamo contribuire in maniera attiva alla costruzione del sapere.